1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Thank you.
qualità di telegrafo. Molto staccato, bandiere schierate qua e là, dividetevi, mettete qua a metà di là, con palloni. Buona domenica a tutti. A nome delle sezioni Ampi, di Cassano Magnago, Busto Arsizio Legnano, porgo il ringraziamento a voi tutti per essere anche quest'anno qui venuti ad onorare la memoria della medaglia d'oro al valor militare della Resistenza Mauro Venegoni.
sentiamo comunque la necessità di ringraziare in particolare le amministrazioni comunali di Cassano Magnago, Busto Arsizio e Legnano per la consueta sensibilità democratica che dimostrano nel voler unitariamente ricordare questa giornata. Ringrazio anche tutte le altre amministrazioni comunali. Il ringraziamento particolare vorrei fare anche al deputato europeo Francesco Speroni, che ogni anno viene a questa nostra manifestazione, e con lui vorrei ringraziare anche il consigliere regionale Uslenghi, che è qui presente. Un ringraziamento di cuore va fatto a tutte le autorità militari che ogni anno presenziano a quel ricordo di Mauro Venegoni. Un ringraziamento anche alle varie polizie locali che, sacrificando il loro giorno domenicale, ci permettono di iniziare e concludere questa manifestazione in assoluta tranquillità. Ricordando Venegoni non posso ricordare gli altri tre fratelli Venegoni che mi sono stati vicini, a cui io ho potuto attingere il sentimento di amore per la libertà che li hanno spinti durante l'intera loro esistenza. Ricordo in particolare Carletto Venegoni, un maestro ed un amico. Carletto già nel 1928 era stato giudicato dal Tribunale Speciale Fascista ed aveva preso 10 anni. Poi la vita di Carletto si snoda negli anni seguenti, ma non è oggi il giorno più adatto per ricordare tutta l'esistenza di questo grande partigiano, di questo grande sindacalista, di questo grande italiano. Un ricordo caro anche per Pierino Venegoni, che fu il primo presidente dell'ANPI di Legnano, e poi Guido Venegoni, l'altro dei fratelli, che spese la sua vita non solo nella resistenza, ma poi nel sindacato fino all'ultimo momento. La loro vita è stata dedicata alla conquista della libertà per tutti noi, quella libertà di cui noi oggi godiamo. Prima di dare, si usa dire così, di dare la parola all'avvocato Maurizio Cozzi per la commemorazione, inviterei sul palco il figlio di Mauro Venegoni, Oviedo Venegoni, che l'anno scorso non poté essere qui in quanto gravemente malato. La fortuna ce lo ha riportato quest'anno e lo invito sul palco. Ho incontrato qui con grande piacere cedo la parola all'avvocato Maurizio Cozzi, rappresentante del Comune di Legnano. Ringrazio il Presidente dell'ANPI e i rappresentanti delle associazioni partigiane. Saluto tutti voi, le autorità e gli amministratori pubblici presenti. Sono onorato e felice di ritornare a tenere il discorso ufficiale nell'occasione del 64esimo anniversario dell'uccisione da parte dei fascisti di Mauro Venegoni. Di fronte a noi abbiamo il cippo che ricorda il sacrificio estremo di un partigiano, un luogo di culto, un luogo di preghiera laica per chi ha fede nella democrazia, nella giustizia, nella libertà e nella solidarietà. Ed è la fede in questi valori che ci obbliga qui oggi a fare memoria.
Fare memoria non vuol dire solo ricordare i fatti che hanno segnato la vita di Mauro Venegoni, ma comprendere gli elementi caratterizzanti la sua vicenda umana e personale, per poter comprendere appieno il suo lascito morale, civile e politico. Solo in questo modo rispettiamo la sua memoria, solo in questo modo possiamo sfuggire alla retorica, da sempre nemica di storia e di verità. Mauro Venegoni è stato uno dei figli migliori di questo territorio. Era un antifascista, un operaio, un sindacalista. E l'influenza che il mondo operaio e la realtà della fabbrica hanno avuto nell'Alto Milanese sulla lotta contro il nazifascismo è evidente nella formazione di Mauro Venegoni, che ha costruito i propri valori proprio sull'esperienza maturata in fabbrica, dove ha iniziato a lavorare fin dall'età di 12 anni. Esperienza che lo ha portato a privilegiare la tutela dei deboli e la cultura della solidarietà. Mauro Venegoni si identificava pienamente con il mondo del lavoro e vi ha portato quella passione inestinguibile per la libertà che ha pagato con il durissimo prezzo del sacrificio della propria vita. Proprio per questo ritengo importante e significativo, e di ciò penso sarebbe stato felice il compianto Franco Landini, che la commemorazione di quest'anno sia tenuta dal presidente nazionale della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, fondazione costituita proprio dalla CGIL, con una missione prevalentemente storica di studio e ricerca sul mondo del lavoro. Perché sono stati proprio il mondo del lavoro e il sindacato a forgiare gli ideali e il carattere di Mauro Venegoni. Gli storici parlano di antifascismo operaio, perché Mauro Venegoni ha rappresentato pienamente le speranze, gli ideali, la voglia di lottare propria della classe operaia. Ideali sviluppati nelle grandi fabbriche, nella Francotosi, nella De Angeli, nel cotoneficio Cantoni e nelle altre industrie tessili, elettriche e metalmeccaniche dell'Alto Milanese. Mauro Venegoni era pienamente consapevole che lottando contro il fascismo, contro un regime totalitario, per la libertà di tutti, si ponevano le basi per una nuova società, dove la tutela dei diritti dei lavoratori e la tutela sociale dei cittadini avrebbe avuto finalmente un posto di rilievo. E proprio l'esperienza nel sindacato ha fatto di Mauro Venegoni un uomo d'azione, un uomo che si impegnava direttamente, mettendo a repentaglio la propria libertà e la propria stessa sopravvivenza per difendere i propri compagni, resistendo a torture atroci pur di non tradire loro e i propri ideali. Mauro Venegoni aveva due qualità di cui oggi si sente tanto la mancanza nella nostra vita politica, amministrativa, economica: il cervello e gli attributi. Mauro Venegoni è uno che aveva gli attributi. Può sembrare un'affermazione non da discorso ufficiale, ma soprattutto in queste circostanze credo si debba cercare di essere chiari e diretti. E per essere schietti dico subito che la storia non può essere serva di lotte politiche o interpretata ad uso e consumo di fatti contingenti. La memoria non può essere ridotta a retrobottega della politica quotidiana. La storia ha stabilito che da una parte liberi cittadini di ogni colore o fede politica, soldati italiani, ricordiamo i morti di Cefalonia e i deportati nei lager nazisti, partigiani, hanno lottato contro i nazifascisti per difendere la patria e gli ideali di giustizia e di democrazia. Dall'altra parte sono state operate scelte scellerate, negatrici della dignità dell'essere umano, che hanno provocato esperienze atroci per i popoli europei. Non vi può essere confusione tra queste due scelte. Riconciliazione non può voler dire confondere le vittime con i carnefici. Il revisionismo è negatore della memoria storica. Le responsabilità devono essere sempre chiare. E allora, quando leggiamo sui giornali pronunciamenti strani che parlano di riconoscimenti ai combattenti di Salò o di fantasiose contrapposizioni tra fascismo, buono perché in fondo gli italiani erano gli interpreti di un regime totalitario all'acqua di rosa, mentre i nazisti e i tedeschi erano i veri cattivi, allora dobbiamo con fermezza, estrema chiarezza, dire di no, se non vogliamo che coloro che sono morti per la libertà di questo paese si rivoltino nella tomba. Il regime fascista è nato con un omicidio politico, quello di Giacomo Matteotti, ha proseguito con il manifesto della razza e ha chiuso con la guerra e le strade di civili inermi. Il fascismo era male tanto quanto il nazismo. E contro il regime fascista Mauro Venegoni ha lottato con tutte le sue forze. Mauro Venegoni aveva una personalità sui generis,
aveva uno sguardo critico, tant'è vero che è stato radiato dal Partito Comunista per le sue posizioni antistaliniste, era restio a farsi chiudere in cliché consolidati, era intransigente, aveva un carattere indomito, un irregolare che aveva come principi rigore e coerenza, messi al servizio della sua passione inestinguibile per la democrazia. Non si è mai fatto omologare in quanto paladino della libertà di espressione e di critica ed è rimasto uno spirito pensante e indipendente, sentendosi libero in un paese dove la libertà era schiacciata e combattuta. Ed in questo contesto il suo pensiero non è mai rimasto fine a se stesso, ma si è trasformato sempre in coerenti azioni di lotta partigiana e sindacale. Questo credo sia l'ascito personale e morale di Mauro Venegoni, che oggi ci ricorda che la difesa di valori e ideali non è una manifestazione di pensiero superata o fuori dal tempo. Questo paese deve affrontare problemi impellenti e difficili. La crisi economica, la riforma dello Stato, una profonda crisi etica. Le riforme non si fanno senza principi condivisi. I problemi economici non si risolvono senza unità di intenti e soprattutto coscienza dei valori che stanno alla base della nostra Costituzione. Le lezioni di storia, della storia, servono proprio nei momenti di crisi. Chiudo con le parole in ricordo di Vittorio Foa, mancato nei giorni scorsi, una delle figure di maggiore integrità e spessore intellettuale e morale della politica e del sindacalismo italiano del Novecento. Parole che ben si adattano alla vicenda civile e personale di Mauro Venegoni. Foa: si è antifascisti quando si rispetta l'altro. Scusate. Quando si riconosce la legittimità nell'atto stesso di contrastarlo e di combatterlo. Quando non si pretende di distruggerlo e nemmeno di assimilarlo, cioè di ridurre il suo pensiero, la sua identità, al nostro pensiero, alla nostra identità. L'antifascismo è l'ansia di intervenire contro l'ingiustizia, piccola o grande che sia, di intervenire contro ogni minaccia di libertà. È pluralismo politico e sociale, cioè legittimazione delle differenze. È la democrazia come partecipazione e non solo come garanzia. È il rifiuto di ogni delega globale. La politica non è solo comando, è anche resistenza al comando. Non è, come in genere si pensa, solo governo della gente. Politica è aiutare la gente a governarsi da sé. Grazie. Grazie, avvocato Pozzi. Ora, Carlo Ghezzi, presidente nazionale della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, terrà la commemorazione di Mauro Venegoni. Il 25 aprile del 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale dichiarava l'insurrezione. Le grandi città del nord insorgevano e si completava la liberazione dai fascisti e dai nazisti del nostro paese, mentre le truppe anglo-alleate risalivano l'Italia. E l'Italia riconquistava la libertà e la democrazia, sia per chi le aveva avversate e calpestate, sia perché per chi per esse si era battuto. E di questa libertà oggi godiamo tutti. Tutto ciò è stato reso possibile da sacrifici immensi che tanti uomini e tante donne hanno voluto assumersi ed alcuni di loro hanno pagato prezzi incredibilmente alti, come quello che con il suo martirio ha pagato Mauro Venegoni. Mauro era nato a Legnano il 3 ottobre del 1903 ed era cresciuto in una famiglia antifascista nella quale spiccava una forte personalità di suo fratello Carlo, maggiore di un anno di lui, un dirigente importante della Confederazione Generale del Lavoro e del Partito Comunista, che aveva conosciuto e che era stimato da Gramsci, che aveva rappresentato il suo partito in un congresso comunista del CUS dell'Unione Sovietica. E in quell'occasione, cosa tutt'altro che usuale, Carlo era stato protagonista di diverbi con lo stesso Giuseppe Stalin. Nella famiglia erano attivamente impegnati per la causa della libertà anche altri due fratelli, Pierino e Guido. Mauro Venegoni crebbe dunque con profonde convinzioni libertarie e antifasciste.
più volte perseguitato, condannato, incarcerato, costretto a vivere alcuni anni in esilio, fu infine condannato dal Tribunale Speciale a 5 anni di reclusione. Dopo averli scontati, venne inviato al confino, alle Isole Tremiti. Mauro, impetuoso uomo d'azione, dopo l'8 settembre del 1943 scelse immediatamente di militare nella Resistenza e assunse il nome di battaglia di Landi. Fu un instancabile organizzatore della rete clandestina e delle formazioni armate che operavano nel Legnanese e che diffondevano la loro propaganda attraverso un foglio, ovviamente anch'esso clandestino, Il Lavoratore, che i fratelli Venegoni curavano. Mauro fu protagonista di diverse azioni che misero in luce in più occasioni il suo coraggio e la sua audacia. Alla fine dell'ottobre del 1944 venne catturato dai fascisti mentre di notte andava ad incontrare la moglie e il figlioletto, il piccolo Ovidio. Sottoposto a barbare torture, Mauro non rivelò nulla che potesse tradire i suoi compagni e la Resistenza. La sua fede non veniva scossa, ma il suo volto e il suo corpo vennero straziati. Mauro fu accecato e quindi trucidato il 31 ottobre del 1944 e il suo cadavere, orrendamente sfigurato, fu abbandonato qui, nel luogo dove ci troviamo, e venne poi inumato al cimitero di Cassano Magnago sotto falso nome. Dopo la liberazione, nell'ottobre del 1945, è stato portato al cimitero di Legnano e da Mauro è stata conferita la medaglia d'oro al valor militare. L'anniversario della sua uccisione, che le amministrazioni comunali e le associazioni della Resistenza hanno deciso di ricordare con la manifestazione di oggi, rappresenta per noi un'occasione importante per riflettere in una fase nella quale troppe realtà vogliono dimenticare la storia del nostro paese, sottacere quanto accaduto, oppure tentano di riscriverlo di nuovo, qualche volta distorcendola e falsificandola. Si cerca insistentemente di raccontare di un paese nel quale nel corso del Novecento tutti hanno sbagliato qualcosa. Tutti hanno avuto delle pesanti e disdicevoli responsabilità sulle proprie spalle. Quindi tutti colpevoli, nessuno è più responsabile di niente. Tutti sullo stesso piano, tutti assolti dal loro passato, tutti uguali. Nessuno che deve più rispondere all'Italia delle responsabilità gravi che la sua parte si era assunta. Per tutti si deve allora voltar pagina e andare avanti come se la storia d'Italia cominciasse oggi. Ma senza storia, senza memoria del passato, senza coscienza del proprio presente, senza speranze e prospettive non vi è futuro. Bisogna invece ricordare, analizzare, capire, far sì che gli errori e gli orrori non si ripetano. Il fascismo aveva attaccato negli anni venti una democrazia fragile, che aveva tentato di espellere dalla vita dello Stato sia le grandi masse popolari socialiste che quelle cattoliche. Aveva usato una feroce violenza, aveva abilmente giocato sulla divisione e sugli errori dei partiti democratici ed era riuscito a imporsi. Aveva tolto al paese la democrazia e la libertà, aveva perseguitato i suoi oppositori. La Resistenza invece fu possibile dal fatto che le grandi forze popolari seppero trovare la loro unità a differenza di quanto accadde negli anni venti e seppero soprattutto coinvolgere moltissimi italiani. È assurda la descrizione che alcuni storici e taluni commentatori fanno di un'Italia dove vi erano pochi fascisti, pochi antifascisti e un'enorme massa grigia, inerte e indifferente, formata dalla stragrande maggioranza delle popolazioni. I numeri parlano da soli. La Resistenza fu combattuta da oltre 250.000 partigiani, tra cui 35.000 donne. Vi furono tra loro oltre 60.000 caduti. Costoro poterono operare grazie alla solidarietà di tante persone che li sostenevano e li aiutavano. Ma la Resistenza fu molto più larga. Va ricordato il ruolo delle forze armate. Dei 650.000 militari internati perché si rifiutarono di servire nella Repubblica di Salò. Resistenza fu una parte importante dell'esercito, di schierarsi con gli alleati, scelta che fu pagata sanguinosamente, con massacri orribili, come quello di Cefalonia.
Resistenza furono la rete dei militanti dei comitati di liberazione nazionale operanti nei paesi, nei quartieri, nelle città, nei luoghi di lavoro. Resistenza fu il contributo di tante parrocchie, 250 sacerdoti deportati, 210 sacerdoti fucilati. Resistenza furono i tanti variegati movimenti e associazioni, spesso formatesi spontaneamente dai gruppi di difesa della donna, il fronte della gioventù e i comitati di mobilizzazione delle aziende e quant'altro. E con la resistenza e con chi si opponeva al fascismo erano solidali tante famiglie, angosciate per i loro cari al fronte, a combattere una guerra ormai perduta, i sofferenti per la mancanza di igiene di prima necessità, coi prezzi alle stelle, in città sottoposte notte dopo notte a martellanti bombardamenti, mentre molti lavoratori e molti macchinari venivano deportati in modo coatto in Germania per alimentare le traballanti capacità produttive della macchina bellica tedesca. Resistenza fu la partecipazione di oltre 1 milione di lavoratori agli scioperi del 43 e del 44. Lottavano incrociando le braccia, a viso aperto. Allora ci rendiamo conto di quanta parte del popolo italiano chiedesse la fine della guerra, dell'occupazione straniera, il ritorno alla democrazia, alla pacifica convivenza civile, a una maggior giustizia sociale. Ci rendiamo conto di quanta parte del popolo italiano era schierata contro i nazifascisti. Il regime massoliniano aveva precipitato il paese nell'avventura più tremenda. La guerra al fianco di Hitler, una guerra non sentita, non condivisa, avvertita alla fine del 42 dopo che Stalingrado resiste, dopo che Rommel viene sconfitto in Africa, come persa. E nell'incertezza presente in quelle difficili stagioni, molti ceti sociali si interrogano sulle prospettive dell'Italia. Si interrogano le imprese, si interroga la corona, si interroga la chiesa, si interroga gli intellettuali, forze stesse del fascismo. Si interrogano, ma non si muove nessuno. Si mobilitarono i lavoratori, quegli antichi sovversivi sempre tenuti a margine della direzione del paese, con gli scioperi del 43 e del 44, con le più grandi manifestazioni di massa mai viste in nazioni occupate dai nazisti, che impressionarono notevolmente la stampa internazionale, diedero un colpo formidabile al fascismo. La guerra aveva immesso in luce tutte le debolezze e le contraddizioni del regime e i lavoratori assunsero quelle clamorose iniziative che li fecero diventare classe dirigente, che permise loro di svolgere funzione nazionale, che li rese protagonisti per i destini del loro paese. E anche qui nel Legnanese vi furono scioperi importanti. I fratelli Carlo, Mauro, Guido, Pierino, Venegoni erano operai legnanesi che seppero sviluppare il loro protagonismo in questi contesti. Dicevo, scioperò oltre 1 milione di persone, si fermarono le grandi fabbriche, i tranvieri bloccarono i trasporti nelle città, furono maldestramente sostituiti da milizie fasciste che fallirono le loro opere di commiraggio, sfasciando e distruggendo molte vetture. Mussolini, vecchio organizzatore socialista, comprese benissimo e immediatamente la portata di quegli avvenimenti e di quegli scioperi, così come le comprese Hitler, e ordinarono una repressione spietata. Ne parlavo con il senatore Speroni durante il corteo. Centinaia e centinaia, 12.000 su 40.000 deportati italiani furono i militanti, i protagonisti di quegli scioperi deportati nei campi di concentramento. Ne tornarono poche unità. Ma la resistenza e il lavoro permisero a De Gasperi di sedersi con dignità al tavolo della pace di Parigi nel 1947, nonostante l'Italia fosse stato uno dei paesi promotori della guerra. Permisero al nostro paese di partecipare a pieno titolo la propria ricostruzione, di eleggere a suffragio universale l'Assemblea Costituente, che si è data una bella Costituzione, che non a caso recita il primo punto, che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Dobbiamo sapere che alla Germania e al Giappone sconfitti non furono date le stesse opportunità. Quando terminò il conflitto, i resistenti di tutti i paesi dichiararono solennemente mai più guerre, mai più persecuzioni razziali,
si aprivano in quella primavera del 45 scenari ricchi di passione, di speranze nei singoli paesi e nel mondo. Si costruirono le Nazioni Unite, che il 10 dicembre del 48 definirono la carta fondamentale dei diritti dell'uomo. Sappiamo, dopo che sono passati tanti anni, quanto invece purtroppo è ancora lungo e irto di ostacoli il cammino verso la pace, verso la tolleranza, verso la solidarietà, verso la giustizia sociale. Sappiamo dei gravi problemi che deve affrontare la democrazia e l'economia italiana, così come quanto cresce impetuosamente oggi nel mondo. Le difficoltà, i segnali di crisi che accentuano timori e prospettive molto difficili e molto incerte. Sappiamo delle difficoltà che incontra la costruzione di un'Europa unita dei popoli, le terribili sfide che vengono condotte in un mondo che deve ancora sconfiggere l'idea sciagurata della guerra, che deve saper costruire una politica di sviluppo sostenibile, di equità e di pace. È sotto i nostri occhi la pesante crisi finanziaria che incombe sul mondo intero, dopo che una gestione malaccorta dei processi di globalizzazione ha permesso a troppi di cercare di fare i soldi con i soldi, di rincorrere gli arricchimenti facili e fasulli, anziché di accrescere il benessere proprio dei propri paesi, con risultati concreti del lavoro e dei lavori. Tutto ciò ha permesso di costruire e diffondere scelte e prodotti finanziari tossici che hanno inquinato i mercati, mercati a loro volta privi di regole efficaci e di controlli rigorosi. Oggi la crisi finanziaria rischia purtroppo di trasformarsi rapidamente in crisi produttiva e crisi industriale, di generare recessione, disoccupazione, perdita del potere d'acquisto delle grandi masse popolari nei paesi più avanzati e di accrescere i drammi della fame e della miseria nei paesi più poveri, in particolare di quelli più arretrati e privi di materie prime. Abbiamo bisogno di affrontare perciò tanti problemi, grandi problemi che stanno di fronte a noi, di indicare e costruire percorsi per risolverli positivamente. Abbiamo bisogno di passione civile, di rigore, di comportamenti diffusi eticamente corretti. Abbiamo bisogno di riferimenti a valori forti. Sì, di valori forti come li seppero costruire e far vivere persone come Mauro Venegoni, che seppero scegliere con grande coraggio dalla parte giusta in una fase difficile e tragica della vita del paese. Abbiamo bisogno di riproporre e di rinnovare le loro speranze, anche i loro sogni. Abbiamo bisogno di uomini e di donne ancora capaci di indignarsi di fronte alle ingiustizie, alle carenze di democrazia, di libertà, di pace e di solidarietà. Tante persone si sono battute, hanno rischiato, hanno sofferto, hanno pagato di persone in quei lontani anni per ridarci la libertà, per ridarci la dignità, per ridarci i diritti, per tracciare la strada, per costruire per tutti un mondo migliore. Facciamo vivere insieme alla loro memoria i loro valori e i loro ideali. Ringrazio l'oratore ed in questo momento all'oratore viene consegnata una medaglia di ricordo della giornata. Il sindaco di Busto Arsizio a consegnare la medaglia. Consegno la medaglia perché quest'anno spetta Busto, ma non potevo mancare di sottolineare da parte di tutti una sottolineatura alla manifestazione di oggi. Il rischio dopo 64 anni è che chi interviene possa fare un discorso che può sembrare trito, burocratico, ripetitivo. Oggi non sono nelle parole di Ghezzi, ma anche in quelle dell'amico Cozzi, che ha avuto il piacere di ritornare a discutere, abbiamo sentito passione. E questa cosa, onestamente, è l'antitesi dell'inerzia e dell'indifferenza, che è il male che dobbiamo combattere. Grazie. Grazie a tutti gli intervenuti. Nel ricordo di Mauro Venegoni, auguro a tutti una serena domenica con le nostre famiglie. Buona domenica.